Salve a tutti, in questo video tutorial parleremo del microfono Rode NT-USB come periferica audio. È possibile collegare il microfono via USB e impostarlo come periferica audio per fare in modo che l'audio si senta attraverso la presa cuffie presente nel microfono stesso. Infatti, come potete vedere nell'immagine qui sotto, c'è nel microfono una presa cuffie. Basta attaccare le cuffie a quella presa e se configurato correttamente il microfono nel vostro Linux Audio, comincerete a sentire l'audio dalle cuffie. Poi vedete che ci sono due manopoline, vi spiegherò il loro funzionamento più tardi. Per impostare correttamente l'audio, basta gestire bene il jack. Aprendo jack è già in avvia e sta funzionando con la vostra scheda audio integrata. Allora, cosa dovete fare? Un ferma, andare sulle impostazioni e mettere, scegliendo dalla sezione parametri alza driver, va sempre bene, e cercate l'interfaccia NT-USB, fate ok, il sistema vi dirà di dover fermare e avviare di nuovo check in modo da reimpostare questi parametri nuovi e da renderli effettivi. Qua sotto spariranno le periferiche da collegare, non vi preoccupate. Per rimettere a posto il tutto basta aprire Cadence e fare un force restart, e da questo momento se voi collegate system a system e parlate sul microfono dovreste sentirvi in cuffie. Poi potreste far partire un audio di un brano qualunque, dovreste sentirlo come faccio io adesso. Ok, ho fatto partire il mio brano, l'avete sentito. Prima ho detto che se mettete system a system sentite in cuffie. Sì, vero, ma c'è un'altra cosa da sapere. Vi appare l'immagine qua sotto, ci sono due manopoline che adesso vi spiego il loro significato. La prima è quella col simbolo delle cuffie, semplicemente regolate il volume delle cuffie. Invece la seconda ha due simboletti, uno il simbolo del microfono e l'altra parte il simbolo del computer. Praticamente immaginatevi un cantante che deve cantare sopra al suo brano, se è stato registrato ancora molto basso dovrà avere l'audio del brano molto più alto rispetto all'audio del cantato, altrimenti non riesce a cantare intonato, quindi muoverà la manopolina più verso il computer. Se invece il brano è già troppo alto e si sente poco, metterà la manopolina più verso il microfono. Ricordo che se si mette la manopolina tutta verso il microfono non si sente più il computer, e se si mette tutta verso il computer non si sente più il microfono. Via l'immagine. Dopo avervi spiegato le funzioni del microfono, è doveroso spiegarvi come si fa a staccare il microfono NT-USB. Non è semplice, cioè stacco il microfono dalla presa USB e sono a posto, perché c'è un jack che sta ancora funzionando. E il mio consiglio è di fare un ferma su jack, staccare la presa del microfono, andare nelle impostazioni, cercare le impostazioni standard. Per esempio, impostate il vostro audio integrato, fate ok. Esattamente come prima dovete fare una via, poi dovete aprire Cadence e fare un force restart. In pratica così dovrebbe funzionare. Sempre il solito consiglio, fate ripartire un audio e sentite si sente dalle casse del PC, come nel mio caso nelle casse portatili. Non dovesse funzionare, penso che basti solo un altro ferma e avvia di jack e dovrebbe tornare a sentirsi dalle casse normali. Per questo tutorial è tutto, ci vediamo al prossimo.